Secondo noi la luce naturale è un vero e proprio materiale di costruzione, è uno strumento di progettazione essenziale. Sono di casa in Valle Aurina e proprio da casa mia potevo vedere sempre il vecchio rifugio del Sasso Nero. E da piccolo ci andavo spesso sul rifugio, di solito con mio papà, che a quei tempi faceva la guida alpina e per un certo periodo lui faceva anche il guardiano di un rifugio. L'idea di progetto è nata proprio facendo un sopralluogo. E lì abbiamo capito che non bisognava creare un'architettura, ma un pezzo di paesaggio. Durante la fase di progettazione, il nostro obiettivo principale era realizzare un edificio di una complessità semplice. Tutte le funzioni principali sono situate su 6 livelli e dal piano terra in su la struttura principale è costituita da elementi prefabbricati in legno. Le singole camere per gli ospiti sono relativamente piccole e sono illuminate da un'unica finestra ciascuna. In questo modo le stanze sono leggibili dall'esterno. Le finestre delle stanze singole permettono una vista selettiva, direi limitata sulle montagne e sul panorama. E le finestre non sono dotate di oscuramento. Quindi la luce naturale entra senza filtro, in modo molto diretto nei vani interni. Quando il sole sorge al mattino, il rifugio si sveglia e con il tramonto le persone si preparano al riposo notturno. Nel rifugio la stube è il vano principale e la luce naturale è il vero protagonista di questo spazio. Gli ospiti sono protetti e allo stesso tempo sono esposti alle forze naturali. E questo è stato proprio quello che volevamo.